proprio come Pegaso, che secondo il mito aveva le ali, ma anche Melli, Selli e Baia, tre cavalli di razza norica di un'azienda agricola di Predazzo in Val di Fiemme, hanno dovuto volare per togliersi dai guai. Un aiuto lo hanno ricevuto dalla Protezione Civile del Trentino, in particolare da un equipaggio del nucleo elicotteri e da un vigile del fuoco del Corpo Permanente di Trento. Gli animali erano bloccati sulle montagne intorno alla valle, a oltre 1400 metri di quota, a Malga Toazzo, sopra l'abitato di Panchià. La caduta di centinaia di alberi a causa del forte vento e gli smottamenti seguiti alle piogge intense avevano bloccato le vie di accesso alla Malga. Il maltempo, che ha colpito anche il Trentino tra ottobre e novembre, ha reso vani i tentativi di recuperare i tre cavalli via terra. Con l'approssimarsi dell'inverno e il possibile arrivo della neve, rischiavano di morire. E così il proprietario, Virginio Gabrielli, ha chiesto aiuto alla Protezione Civile Trentina. Il soccorso dal cielo è sembrata l'unica soluzione. Con l'aiuto di due veterinari, i cavalli, uno alla volta, sono stati sedati, assicurati a reti adatte al loro trasporto e portati in volo al sicuro in fondovalle, presso la stalla che ospita anche 180 tra mucche e vitelli. Posati delicatamente a terra grazie alla perizia del personale che è intervenuto, gli animali hanno potuto smaltire in tutta calma gli effetti dell'anestesia. Le condizioni meteorologiche, il peso del carico, il suo valore affettivo ma anche economico, visto che si tratta di esemplari da tiro ma che partecipano a esposizioni, la necessità di ricorrere ai sedativi. L'operazione presentava non poche difficoltà e incognite, ma è perfettamente riuscita grazie ad una pianificazione precisa e alla preparazione degli operatori. Grande sollievo alla fine, soprattutto per aver salvato tre splendidi animali, ma anche per aver scongiurato gli ulteriori problemi che avrebbero potuto verificarsi nell'impossibilità di portare in salvo i tre fortunati protagonisti di questo recupero dal cielo. Il recupero in zone impervie di animali di grossa taglia in alpeggio, per evitare problemi alla salute o all'ambiente, è uno tra i compiti assegnati agli elicotteri della Protezione Civile Trentina, mezzi fondamentali per operare in un territorio prevalentemente montuoso come il Trentino.